Si rassegni, Chantrey. Ho detto no. Proprietà privata. Privata ad acquirenti, soprattutto. Sono settimane che le faccio delle proposte. Anni, vorrà dire. Se ha deciso di vendere, io sono pronto a comprare. Vedrà, ci accorderemo. E guadagneremo tutti e due tempo e denaro. Il 15% in più, va bene? Il 15% in più di cosa? Del prezzo esorbitante che lei chiede per questa bicocca. È deplorevole lasciare un immobile così in questo stato. Se fossi io il proprietario, mi creda, avrebbe un altro aspetto. È esattamente questo il problema. Allora, villette a schiera, porto per miliardari, chalet svizzeri. Qual è il suo progetto per distruggere la spiaggia? Non crederà che questo rudere valorizzi il panorama. Basta, non ce la faccio più. Jeremy, vieni tu ad aiutare. Un velista rinuncia per un po' di stanchezza. Insomma, sono stato bravo o no in mare? È questo il punto. In mare non si può essere bambini viziati. Hai visto che bordi ho fatto? No. Tu hai visto che ti chiedevo di rientrare? Ti credi un grande skipper? Certo. Ero circondato da balene su una barca bellissima. La radio era fuori uso e io me la cavavo da campione. E c'erano onde alte come palazzi e vento forza 15. E Polcaiar che ti supera all'arrivo. Che hai combinato là? Non è colpa mia se la vela è in marcia. In una mano avevo la cima e nell'altra il timone. Non volevo finire in mare. I veri campioni non danno la colpa ai materiali. Anche quando è il caso. Grazie. È assurda la sua ostinazione. Potrei ripensarci e farle delle offerte molto più basse. L'orgoglio e la presunzione non sono compatibili con il senso degli affari, Girek. Se pensa di alzare ancora il prezzo, sappia che non andrò oltre il 15%. 20, se chiudiamo in settimana. Decida, prendere o lasciare. Sono anni che rifiuto le sue offerte, Chantrey. Perché dovrei cambiare idea adesso? Perché fino ad ora non aveva intenzione di vendere a nessuno. Oggi è diverso, mi pare. Ho deciso di vendere, è vero. Ma non a lei. Ormai non ha scelta, Girek. Il suo peschereccio è mangiato dalla ruggine e sta per andare a fondo. Per un pescatore è una cosa grave, no? A meno che non abbia deciso di dedicarsi alla pesca dalla riva. Lei non immagina cosa si può fare con una canna e un amo. Comunque ha ragione. Ho davvero bisogno di una barca. Quando si sarà decisa a guadagnare dei soldi, mi faccia un cenno. Questo lucchetto è come il resto della proprietà. Non vale niente. Che cosa fai? Non è Natale. È per dei bambini che conosco. Carino, non ci vuole niente. Pensavo che potremmo organizzare una festa per il ritorno di Louise. Sai quando arriverà esattamente? No. Mi sembra così strano rivederla. Pensi che sia cambiata? Io lo spero per lei. Se torna con la gonna a pieghe e con le treccine, sai che ridere. No, dicevo nel cervello. Magari ci troverà provinciali. Avrà conosciuto persone straordinarie negli Stati Uniti e poi con quei corsi di studio. E allora anche tu hai studiato tanto. Perché pensi che San Francisco sia meglio che Toulouse o Rennes? Smettila di sminuirti sempre, Olivia. Non ha senso. Se Louise era la tua migliore amica, perché non dovrebbe più essere così? Non lo so. Ciao. Devo andare. Ciao. Non ti voglio mandare via. No, devo andare. Ho delle cose da fare. In questo caso. E a che ora arriva domani tua sorella? Nel pomeriggio. Ah, va bene. Ciao. 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 Per il suo ritorno, mia madre ha organizzato una cena. Io sono invitata. No. Sempre qualcosa in disordine, sembra una discarica.
Quindi mi lasci sola? Io vorrei rifiutare, ma non posso fare questo a mia madre. È tanto tempo che sogna la famiglia riunita. Quando andavamo noi da Luisa a San Francisco era diverso. Non è grave, andrò a cena con qualche bel biondino. Ma perché Luisa non è mai tornata in 7 anni? Tra corsi, studi e perfezionamenti non ha mai avuto tempo. 3 anni di collegio in Inghilterra, 4 di università in America, e vuoi farmi credere che non è mai riuscita a prendere un aereo? Io so solo che mi è mancata. Lo so. Mi dispiace non venire a questa cena. Dopotutto io non ho fatto niente a tuo padre, piuttosto è lui che ha creato problemi al mio. Capucini, ti prego, non oggi. Scusa, perché non oggi? Hanno tentato di rubarmi una barca. No, un'altra volta. Purtroppo. E questo continuerà finché non avrò fatto costruire un messaggio sicuro per tutto il materiale. Ho 2 giubbotti da riparare, una vela che sembra un colabrodo, 6 quote di allievi non saldate. I genitori non se ne preoccupano. Lo so, ma che vuoi che dica a quei ragazzi? Tuo padre non ha pagato la quota, perciò vai a casa e torna quando l'avrà fatta. Dovrei deciderla prima o poi, ma non ne ho il coraggio. Nessuno ti chiede di farlo, tantomeno io. Sì, lo so. Il problema è che nemmeno il mese prossimo potremo prendere una casa. È il mio sogno più grande. Anche per me. Ma è più urgente la tua scuola di vela. Perché non chiedi a tuo padre di aiutarti? No, non se ne parla nemmeno. Ma in fondo che ti importa da dove vengono i soldi? La cosa più importante è che i ragazzi possano frequentare la scuola di vela, no? La cosa più importante sei tu. Signorina Matthews. Le andrebbe di cenare con me stasera? Me lo passi immediatamente. Cosa? Anch'io sono molto impegnato. Ciò che mi preme ricordarle è che esistono anche altri fornitori. Esatto. Con la massima urgenza. Signor Chantrayet, è per i colori del manifesto. Ne parli con la mia collaboratrice. Ma è veramente stata lei che... Valerie, forse lei può... Io preferirei che desse un'occhiata, signor Chantrayet. Qualche problema? Sono certa che non sarà d'accordo con il direttore marketing, in particolare sullo slogan. Senza parlare dei colori. Lo vedrò più tardi. È che il tipografo ha fretta e mi ha detto che... Vedo che finora nessuno le ha detto che alla cosmetici Chantrayet è importante solo ciò che dice Gérard Chantrayet. Certo. Ha ragione, scusi. Allora? Com'è andata con Girec? Questione di giorni. Ha il cappio intorno al collo. 3 mesi che non assicura più le sue consegne. Anche con il miglior pesce della costa avrebbe difficoltà a recuperare la clientela. Il notaio delle sere ha preparato le carte? È tutto pronto per il compromesso. Aspetta soltanto la data dell'incontro. Ti ha fatto penare questo Batoibra? Ciò che conta è il risultato. E per il manifesto? Che cosa decidi? Perché penso che abbiamo un direttore marketing del tutto incapace. Francamente, i colori sono insignificanti e lo slogan è debole. Lo slogan è da cambiare, ma i colori sono perfetti. Ah, sì? Ti piace l'azzurro sbiadito ora? Quello che non mi piace mai sono le giacche chiuse su un collo così bianco. Ah. È molto che non passiamo un weekend insieme, vero? Eh già, quello che indossi deve piacere alla tua pelle. Anche il Protegge Slip. Intervallo rispetta la tua pelle. È unico. È il primo Protegge Slip ipoallergenico clinicamente testato. Passa a un amico della pelle. Passa a Intervallo della Limes. Ti protegge. Ed è amico della pelle. Intervallo ipoallergenico. Il primo clinicamente testato. Kipper è una riserva naturale che soddisfa la mia voglia di sapori sempre nuovi. Io sto bene,
Perché vivo di gusto, bevo Skipper. Il sudore può causare cattivi odori e aloni. La soluzione è Rexona Cotton con estratti di cotone. Controlla il sudore per una protezione imbattibile per tutto il giorno. Nuovo Rexona, tutto sotto controllo. Brancamente. Brancamente. 12 mesi d'estate. Certe maionese coprono i sapori. Mayonnaise Kraft invece, con la sua delicatezza, li esalta. Mayonnaise Kraft, la sua forza è la delicatezza. Uso solo Neutro Roberts perché voglio un deodorante più efficace e più sicuro. Deodorante Neutro Roberts, l'efficacia naturale che non ti abbandona mai. 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 Più che neutro, Neutro Roberts. Il giornale. Inutile chiedertelo, lo trovo da solo. D'accordo. Sono 3 mesi che controlli, ma Girac non ha mai messo un annuncio. Avrebbe dovuto. Se si affida al passaparola avrà difficoltà a trovare acquirenti. Tutti a Cap de Pen conoscono la reputazione di quel ristorante. È più pieno di debiti il Bateau Ivre che il mare di pesci. Credi che la gente se ne ricordi ancora? Sono passati 15 anni. Le dicerie hanno vita lunga. Niente. Sa che gli ho fatto la migliore offerta possibile. Ha cercato di ottenere ancora qualcosa in più stamattina. Ma credo che abbia capito che la trattativa è conclusa definitivamente. Beh, tanto meglio. Potremo finalmente parlare di qualche altra cosa. Io non ho ben capito che cosa vorresti fare con quello calaccio. Anna, gli affari sono affari. Che cosa si mangia? Veramente io pensavo che si potrebbe andare a cena fuori. È da tanto tempo che non ci andiamo. Hai molta fame? Per me un po' di prosciutto e dello yogurt andranno benissimo. Non usciamo mai. Tu almeno hai sempre i tuoi pranzi da fare, ma... Non siamo obbligati a mangiare se nessuno di noi due ha fame. Salve. Buonasera, mamma. Buonasera, caro. Non sapevo che saresti passato stasera. Vuoi che ti prepari qualcosa? Ti ringrazio, ma cenerò con Capucine. Se per caso tu volessi preparare qualcosa anche a me, sarei tanto, tanto contento. Mamma, a che ora arriva esattamente Luisa? Alle 4. Andremo a prenderla all'aeroporto con tuo padre. Papà. Papà, devo parlarti. Tu sei uno stupido, hai capito? Nient'altro che un povero stupido. Parlami con un altro tono, papà. Sono maggiorenne e vaccinato. Ti sei dimenticato di fare il vaccino contro la stupidità. Hai voluto aprire questa scuola senza ascoltare i miei consigli. Adesso non devi chiedermi più niente. Questo era il nostro patto. Ti ricordo che vivi ancora sotto il mio tetto. A questo punto io non capisco se sei tanto sfrontato o se davvero non hai un briciolo di amor proprio. E mi stupisce che tu abbia la faccia tosta di chiedermi ancora soldi. Soltanto un prestito. Ti ridarò fino all'ultimo centesimo. Figurati. Come mi hai restituito i soldi per la tua prima macchina, ne hai avuti tanti dopo. E l'idea di rendermeli non ti ha mai sfiorato. Sei stato tu a non volere che ti rimborsassi quando i soldi li avevo e poi ora me lo rimpacci. Avresti ancora soldi a palate se non avessi sbattuto la porta della ditta Chantrey. Senti, papà, non ho voglia di passare 3/4 della mia vita in un ufficio. I cosmetici non sono il mio futuro. Possibile che tu non lo capisca? È stato inutile pagarti 2 anni di studi di farmacia. A che sono serviti i tuoi studi? A far galleggiare i tuoi gusci di noce? Ascolta, ho problemi seri. Con 100.000 franchi soltanto mi risolverei... Soltanto?
Ma tu non hai proprio il senso del denaro. Normale. Non ti è mai interessato guadagnarlo. Devo comprare del materiale. Alcuni ragazzi non hanno pagato la quota. Hai una scuola di vela o un'associazione di volontariato? In conclusione, tu hai il coraggio di chiedere a tuo padre di pagare per i figli degli altri. È me che devi aiutare. O meglio, dovresti, perché io non ti chiederò mai più niente, te lo giuro. Insomma, non potreste parlarvi normalmente per una volta? Sembrate due nemici. Tuo figlio mi ha chiesto di dargli 100.000 franchi con la semplice motivazione che sono suo padre. Dovrei fargli l'assegno anche con il sorriso sulle labbra? Beh, Louise l'hai aiutata per i suoi studi. Sì, ma Louise sogna di lavorare con me. Lei sa cos'è un'impresa familiare. Non ha deciso di fare la pedicure, la lavapiatti o la velista solo per umiliare suo padre. Lei sì che è tua figlia. Brice, ti prego, non è il caso. Ah, sta tranquilla, conosco i suoi discorsi. Vieni a cena domani. Non senza Capucine. Ascolta, non voglio far soffrire chi mi ama per accontentare chi non sa neppure cosa voglia dire. Brice, è sempre tuo padre. Purtroppo, non posso farci niente. Gerard, di qualcosa. È maleducazione parlare a bocca piena. Hai ragione, soprattutto quando non si ha niente da dire. Perché non ci hai detto che era una cenetta romantica? Non ha importanza, Brice sarà felice di vedervi. E so che tu e Louise siete inseparabili. Per la vita e la morte. Ma non posso negare che sono un po' gelosa. Beh, intanto io apro il suo vino preferito. Sì, bravo. Forse si potrebbe organizzare una festa per il ritorno di Louise. Che ne pensi, Antoine? Per me è completamente indifferente. Ma lei? Lei sarà contenta di festeggiare. Io non so se lasciare San Francisco per tornare a Cap de Pen mi farebbe tanto piacere. Tuo padre ti ha trovato un impiego? Te l'ha detto? No, ma in genere quando dici queste cose sei depresso, cominci l'indomani. Alle 8 all'archivio del Palazzo di Giustizia e dovrei essere felice. Non penserai di poterti mantenere con l'arte. Lavora, farai lo scultore più avanti. Mi domando come fai a lavorare con un uomo come mio padre. Ascolta, io ho un lavoro e non mi lamento. E soprattutto non è mio padre. Abbiamo due cose da festeggiare allora. Il ritorno di Louise e il nuovo lavoro di Antoine. Ti ringrazio, la tua. Potremmo andare al Navy Club, pare che ci sia un nuovo DJ. Oh no, quel buco proprio non mi piace. Possiamo fare la festa qui, no? Eh? Ah. Sì? Ciao. Ci siamo tutti stasera, eh? Mi dici com'è andata? Dopo ti spiegherò. Sa di tappo questo vino. Non sei di buon umore. Cominci domani, vero? E tu quando mi segui? Subito, non ce la faccio più a continuare. Hai di nuovo litigato con tuo padre? Senti, tua sorella si porterà dietro un americano? Beh, sai, Louise ha sempre adorato le sorprese. Forse, non ne ho idea. Ma conoscendola, no. È pronto? A tavola. Louise sta per tornare. Quasi non ci credo. Sono così nervosa per questa attesa che sicuramente non riuscirò a dormire stanotte. Se passassi delle giornate come le mie, non avresti problemi d'insonnia, mia cara Anna. È pronto il suo ufficio? Certamente. Tranne l'arredo che sceglierà lei. Ha sempre avuto buon gusto. Formeremo una bella squadra insieme. Ah, sì, sarà bello rivederla. Ma non è una buona ragione per essere ingiusto con Brice. Tuo figlio ha scelto la sua vita. Perfetto. Allora continui pure a fare i suoi pasticci sulla spiaggia. E la smetta di lamentarsi. Non si lamenta affatto. Ti chiede di aiutarlo. A fare pasticci sulla spiaggia? Li butto in un altro modo i soldi che guadagno. Ma i tempi cambiano. Oggi bisogna aiutare i giovani. Come possono farcela da soli? Con queste teorie rischiamo di creare una generazione di assistiti. A 25 anni, se non si è una larva, bisogna essere indipendenti. Anche tu lo avevi capito alla sua età. Tra il lavoro nell'azienda, la casa e i figli non ti sei mai fermata. Ma non sono sicura di aver fatto bene. Forse se potessi tornare indietro, non lo farei più. Ho lavorato duro, come dici tu, per tanti anni. E che cos'ho?
neppure la possibilità di prestare dei soldi a mio figlio senza la tua autorizzazione. Lo sapevo che non avrei mai dovuto chiedergli niente. Scusa, è stata un'idea mia, la peggiore che potessi avere. Ce l'hai con me? Era un'idea giusta, è mio padre che non lo è. Non andrò a cena da lui domani. Tu non vai a cena da lui, ma da tua madre. È tanto tempo che sogna un'occasione simile, non puoi darle questo dispiacere. Non è grave, ci vediamo più tardi con Luis. Perché gli ho parlato dei miei problemi? Sono 25 anni che se ne frega. Non svegliare i miei. In questo momento ho solo due cose in mente. Il ritorno della figlia e l'acquisto del bato ivre. Ho incontrato Robinson oggi, non ne può più dei suoi agguati. Sì, un altro si sarebbe già arreso sicuramente. Io credo che Girac sia in grado di difendersi. Robinson gli tiene testa da anni, ma non so per quanto potrà resistere. Ha davvero bisogno di una barca nuova. E tu hai davvero bisogno di un rimessaggio. Devo assolutamente trovare una soluzione. Vuoi dire noi due dobbiamo trovare una soluzione? E i miei genitori devono cambiare lavastoviglie. Che tuo figlio conosce Girrec. È logico, tra marinai. Sicuro che non ti dispiace lasciarmi da mia sorella? Niente affatto, mi è di strada. E inoltre sono in anticipo. Pronto? Sì, buongiorno, signorina. Vorrei parlare con Gérard Chantreille, per piacere. Sì, sono la moglie. È sicura che è uscito? Più di un'ora. Bene. No, non importa. Grazie, nessun messaggio. Grazie, signorina. Oh, se gli è successo qualcosa mentre veniva qui... Che avessi avuto un incidente. Sempre ottimista tu. No, è quella stupida della segretaria che ha sbagliato l'orario. E quando me ne sono reso conto, sono saltato subito in macchina. Non potevo più passare da casa per venirti a prendere. Ho preferito essere in orario da solo che in ritardo con te. Ascolta, Anna. Dopo tutto questo tempo, puoi aspettare ancora un'ora, no? Anna. Nostra figlia sta arrivando. Anna, mi senti?
viaggio. Ottimo.